Per la prima volta l'Orient Healing fa il suo esordio a Livigno con tre prove di livello nazionale. Si parte con la gara cittadina, valida come campionato italiano sprint relay, poi la Coppa Italia Middle e infine il campionato italiano long, a chiudere un trittico davvero intenso ed interessante appuntamento con più di 900 atleti impegnati in queste tre gare che vedono al via i migliori interpreti della specialità. In particolare le gare del venerdì e della domenica rappresentano un passaggio fondamentale sotto gli occhi del CT Stefano Raus in vista dei campionati mondiali di orienteering che si terranno dall'11 al 16 luglio prossimi in Svizzera. Bentrovati con il magazine di Rai Sport dedicato allo sport con cartina e bussola, bentrovati a voi gentili telespettatori da sottoscritto Gianfranco Benincasa e bentrovato a Pietro Ilariete ancora una volta qui al mio fianco mentre stiamo guardando queste splendide immagini, questa cartolina che ci introduce a questo trittico di gare. Sì, ci aspettano tre giorni di gare veramente intense. Si comincia con la sprint relay, con la sfida che sarà tra la polisportiva Mase, il PVT e l'US Primiero, poi una middle in grande quota e poi infine il campionato italiano long. Insomma, grande spettacolo qua a Livigno, sarà una prima volta da ricordare. E intanto ancora immagini bellissime del territorio che ospiterà queste tre gare, le vediamo scorrere sui teleschermi, ma andiamo a sentire come sempre la voce dei protagonisti per poi tuffarci nelle gare. Il benvenuto del territorio a cura di Luca Moretti, presidente della PT Livigno. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a tutti gli sportivi, gli amanti di questa disciplina, l'orienteering, che per noi è qui per la prima volta e penso che sarà un grande successo. Livigno è una località a 1816 metri, come ben sapete l'altitude training, il rafforzamento dei globuli rossi, quindi l'ipossia, il miglioramento della performance ne fanno un po' da padrona qui. Livigno è nota per l'allenamento della bici, le due ruote l'hanno sempre fatta da padrona, da regina, e quindi percorrere i boschi, i sentieri. Livigno sarà nota, o comunque lo diventerà, per ospitare Olimpiadi nel 2026. Proprio sul terreno di gara ci saranno le gare del freestyle e dello snowboard, quindi un vero benvenuto, un caloroso grazie per chi ci ha scelto e sicuramente sarà alla prossima, perché il futuro sembra parli orienteering anche a Livigno. Il tracciatore di oggi è Lorenzo Pinna, ci può spiegare la relay di oggi? La relay di oggi si sviluppa in un tracciato all'interno di un paese tipicamente alpino, quindi tanti spazi aperti e che spesso senza soluzioni di continuità diventano prati, cortili di case. Una buona sfida per i concorrenti. Ancora orienteering su questi schermi sport che, come abbiamo ricordato più volte, prevede una competizione con concorrenti muniti di mappe e bussola che devono raggiungere nell'esatta sequenza dei punti di controllo. La prima prova che andremo a seguire, quella squadra, si svolge tra le vie cittadine e vede impegnati team composti da tre atleti, due uomini e una donna, mentre il giorno successivo si gareggerà individualmente nel bosco, nella zona del Passo Eira, prima del gran finale con la long al Mottolino. Ecco qua, ecco la simulazione di gara, è una gara cittadina, come si vede partenza in massa, squadre composte da tre atleti e c'è questa peculiarità che si gareggia proprio tra le vie del paese, quindi attenzione anche ai turisti che potrebbero essere distratti, quindi ci vogliono quattro occhi. Ci prepariamo alla partenza in massa, qui Nicole Scalet, vediamo Anna Pradel, loro sono dell'US Primiero, prime le donne a partire di queste squadre composte da una donna e due uomini. Parte però subito bene qui, guarda che bella immagine dall'alto, possiamo vedere come le atlete subito si sono direzionate verso i punti di controllo e in questa prima frazione molto veloci sicuramente le atlete dotate di sprint, quindi Caterina Dallera, Annarita Scalzotto, ecco sono queste sicuramente le ragazze da tenere d'occhio, però nell'armonia di una gara a staffetta quello che conta è la forza del gruppo, del collettivo, quindi non è detto che chi parte bene poi possa vincere. Ricordavi alcuni nomi al femminile, anche Viola Zagonella, Anna Pradel, ovviamente Nicole Scalet, tra gli azzurri in particolare occhi puntati su Riccardo Scalet e i compagni del Park World Tour, Sebastian Inderst e Lucas Patscheider, attenzione al perugino Francesco Mariani, già campione del mondo juniores in Turchia nel 2021, Giacomo Zagonel e dal Trentino arrivano anche Mattia De Bertoli, Samuele Taite, Roberto Dalla Valle e poi staremo a vedere intanto partendo
dalla sprint, che cosa succederà? E qua siamo proprio su Caterina sì, Dallera. È lei la ragazza che in testa se la sta giocando con Anna Caglio, e invece a sorpresa parte molto male Anna Rita Scalzotto del Parkour Tour, che è una delle, eccola qui, delle grandi favorite. Viaggia con il 12° tempo addirittura, sarà dura per il Parkour Tour avviare la rimonta, mentre qui vediamo Caterina Dallera molto bene. Caterina Dallera allora bene, un po' più tardata. Anna Rita Scalzotto, come sottolineava il nostro Pietro Illarieti, ad organizzare la prova è la società Agorosso SD, presieduta da Tommaso Civera, bergamasco, che ha da subito creduto in Livigno come destinazione per l'orienteering. Pietro. Cambio quindi con Caterina Dallera prima e subito con Anna Caglio, hanno fatto registrare un tempo ottimo, quindi ora vediamo come si svilupperà la gara. Ecco anche Anna Pradel per il Primiero e Mattia De Bertolis, che ad un certo punto passa anche in testa, quindi in questo momento è lui e si scontra con Giacomo Zagonel, però in questo momento è la polisportiva di Primiero in prima posizione. È una gara ovviamente con continui cambi di fronte, può succedere di tutto. Questa gara cittadina, in questa gara cittadina è sempre abbastanza adrenalinica, possiamo dire, Pietro. Ma sì, è una gara sicuramente spettacolare, facile da seguire per le TV ma anche per il pubblico. È un format che è stato ideato dalla Federazione Internazionale qualche anno fa, è sicuramente un format di successo. E c'è anche pubblico e atleti a seguire quanto sta succedendo, ovviamente, lo ricordiamo, allora organizzato da Agorosso SD, che ha fatto anche le operazioni per mappare l'intera area interessata dalle gare, meno magari questa cittadina, ma soprattutto per le gare middle e long, con l'Agorosso, che è anche la prima volta che organizza un evento così importante come un campionato italiano, e chi ben comincia di solito, dice il vecchio adagio. È così, Livigno ha fatto questo investimento, sono state realizzate 3 mappe, ringraziamo anche i ragazzi del gruppo Bivio che hanno lavorato e creduto assieme all'APT in questo progetto Orienteering a Livigno, una prima volta di una Valtellina che poi vedrà tutta una serie di eventi nazionali e internazionali nei prossimi anni. Qua Francesco Mariani sta aspettando il cambio, arriva Mattia De Bertolis in questa fase. E arriva anche Giacomo Zagonel, siamo così nelle fasi calde della gara e dovrebbe entrare a breve in azione anche la star indiscussa dell'orienteering italiano, che è Riccardo Scalet. Qui grande ansia, si parte la Mariani della polisportiva Masi e Sebastian Inders, che sta portando avanti una grande rimonta, è passato da 12° posto che gli era stato passato il testimone, consegnato dalla Scalzotto, ed è in terzo posto, chiude in 15:43, totale di gara della sua squadra è 33:04. Ed è partito Riccardo Scalet, intanto qui ancora Francesco Mariani. Scalet che dovrà completare questa rimonta se ci riuscirà dopo la prova così di Anna Rita Scalzotto e quella ottima invece di Sebastian Inders, che è andato a recuperare. Eccolo qua Riccardo Scalet, PVT Italia SSD. È un Riccardo Scalet che sta controllando benissimo, ma sta andando anche fortissimo, è di un'altra categoria, sta avanzando con un tempo da primato, vedremo se riuscirà a resistere Francesco Mariani, che è sicuramente pure lui un campione, ma in questa fase gli intertempi dicono che Scalet è in grandissima rimonta ed è quasi a ridosso dei primi. Sì, Mariani deve cercare di resistere dopo le prove di Caterina De Nardis e Giacomo Zagonelle, lui il terzo frazionista di questa prova sprint molto veloce, quella predisposta dai tracciatori proprio in un periodo in cui forse la gran parte degli atleti si allena soprattutto sulla resistenza. La concorrenza è tanta, come dicevamo, perché ovviamente un titolo italiano è sempre prestigioso e se lo giocano, mi pare di capire, PVT e Polisportiva Masi. Sì, in questo momento se lo giocano PVT e Masi, ma Scalet sembra essere veramente di un'altra categoria, ha superato Mariani ed è in una fase in cui oramai sembra gestire la gara
in controllo, eccolo qua, si guarda attorno e i suoi compagni di squadra lo stanno già aspettando e lo aspettano per trionfare insieme, ed è successo per il PVT di Gabriele Viale, che si conferma, non era facile vincere da favoriti. E allora Livigno regala il titolo tricolore a sodalizio vicentino del PVT di Viale, il terzetto composto da Anna Rita Scalzotto, Sebastian Inderst e Riccardo Scaletta, batte la qualificata concorrenza e tiene fede ai pronostici. 47-20 il tempo dei vincitori, secondo il terzetto della Polisportiva Masi, Denardis, Zagonel, Mariani, che hanno fermato il cronometro sul tempo di 47-57. Eccola qua la classifica. E terza invece bronzo per l'Unione Sportiva Primiero con Pradel, De Bertolis e Gaio in 48-43. Seguono quarta e quinta posizione due rappresentative ticinesi, che però ovviamente non gareggiavano per il titolo italiano. Queste sono invece le canoniche premiazioni, ma come sempre qui inquadrato anche Viale sentiamo la voce dei protagonisti, i vincitori. Quali sono state le difficoltà specifiche di questo tracciato? Secondo me la cosa più difficile era stare a contatto con la carta. Come ti sei preparato all'altura? Io personalmente sono stato adesso prima a fare un camp in Svizzera a Flims, dove ci saranno i mondiali, che è già sui 1000-1200, e poi gli ultimi paio di giorni ancora in Engadina, che è sui 1800, quindi stessa altura come qua, e sono quasi acclimatato, direi. Com'è stato correre in mezzo ai turisti? E quest'anno l'altra gara a cui avevo partecipato in Italia era la gara a Venezia, quindi bisogna anche imparare ad essere pronti a quello, bisogna rispettarli ma al contempo andare veloci. Qual è il segreto del vostro successo? La forza di volontà dei ragazzi, che ha saputo prepararsi per questo obiettivo prestigioso. Non era facile riconfermarsi campioni tricolori. Ci sono riusciti con una grande prova e sono orgoglioso e fiero di loro. Polisportiva Masi, seconda classificata sprint relay, cosa mi dite? Una gara abbastanza regolare, ho fatto qualche sbavatura all'inizio ma niente, nessun errore clamoroso. Per me è una gara un po' nervosa, però in un posto veramente bello. La cartina era molto complicata, molto facile fare errori paralleli, per cui ho cercato di mantenere sempre la concentrazione. Ho sofferto abbastanza fisicamente, alla fine ero molto stanco, però alla fine una medaglia d'argento che l'abbiamo portata a casa con onore. PVT allora che vince il titolo italiano davanti alla Polisportiva Masi, Unione Sportiva Primiero in terza posizione, e con quello conquistato nella sprint a squadre di Livigno sono 26 titoli tricolori in 8 anni per il PVT Italia. Davvero niente male. Sì, stanno lavorando tanto, hanno praticamente dominato tanti degli ultimi titoli tricolori, ma oggi ci prepariamo a vivere una Mintel e ascoltiamo come ce la spiega il tracciatore. Paolo Grassi, oggi è tempo di Mintel, che gara sarà? Oggi è una gara molto interessante, perché è una gara che si corre sopra i 2000 metri, molto veloce, però appunto ci sono delle difficoltà sul fatto che questi semi aperti, quindi questi boschettini, daranno molta difficoltà ai concorrenti. Tracciato tecnico dunque, se abbiamo capito bene, quello predisposto e proposto dal tracciatore Paolo Grassi. Si gareggia in una giornata che vediamo, sta alternando fasi di pioggia al sole con temperature decisamente fresche. Lasciamo la sprint a squadre per passare dunque alla gara su distanza media, che va in scena su Passo Eira, a poco più di 2200 metri di altitudine, valico alpino delle Alpi Retiche occidentali, sempre situato ovviamente nella zona extra doganale, da ricordare, di Livigno. E qua già le partenze. Alessio Tenani, il grande vecchio, non ce ne vorrà, dello sport dell'orientamento italiano. Beh, atleta d'esperienza anche Verena Troi, che abbiamo appena visto, è invece un giovane emergente che è lo svizzero Ren. Devo dire che qua siamo oggi in una gara molto molto tecnica, il tempo è incerto, c'è questa ulteriore complicazione perché ci spostiamo dai 1800 ai quasi 2300 metri, quindi una gara può non fare la differenza, non per tutti. E poi c'è una mappa completamente nuova su un terreno, come dicevamo, alpino. È un'incognita anche questo per molti. Permettimi però nel frattempo di ringraziare i ragazzi che ci hanno aiutato con le riprese, da Christopher Sgro, Giacomo Barbone, Maurizio Todeschini e Samuele Curzio, che assieme ad Andrea e Claudio Russo completano lo staff dei nostri cameraman. Roberto Dallavalle, Gronlight Orienteering Team in quadrato, poi il croato Mattia Razum, perché ci sono anche tanti atleti che vengono dall'estero, poi magari ne parliamo, Maddalena Gaio, Unione Sportiva Primiero, e quindi
Sono tanti davvero gli atleti. Abbiamo accennato prima dei mondiali di orienteering in programma dall'11 al 16 luglio in quella della Svizzera. Allora ricordiamo che gli azzurri hanno già visionato anche i tracciati, preso parte a un training camp nei boschi ritenuti adeguati per la preparazione all'importante appuntamento. Giornate di lavoro intense, come confermato anche dal CT Stefano Raus, azzurri che per l'occasione si sono potuti confrontare anche con tanti altri team stranieri, compresi con gli svizzeri, quindi una bella esperienza, no? Per sì, provare soprattutto la middle, una prova molto specifica e dettagliata. Si è prestata attenzione anche alla staffetta, la long c'era ancora un po' di neve perché il tracciato è molto alto anche in Svizzera, quindi si è preferito rimandare. Bellissima intanto questa immagine concorrente con tutto il posto che aveva, ovviamente il bovino si è posizionato lì dove c'è sì, il punto da raggiungere. Beh, hai parlato della lanterna, hai parlato dei mondiali, Gianfranco, e in effetti alcuni dei protagonisti della gara di ieri oggi non ci sono perché sono andati in Svizzera a fare una prova, che una prova a test in vista dei mondiali, quindi alcuni dei protagonisti non ci sono, rientreranno domani in occasione dei campionati italiani. Quindi oggi abbiamo altri protagonisti, soprattutto vediamo gli svizzeri come Elisa Bertozzi, oppure ecco qua lo stesso Manuele Ren con Elena Pezzati. Ecco, sono ragazzi ticinesi molto 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 promettenti. Attenzione, a terreno veramente ostico. Abbiamo parlato anche dell'internazionalità di questo evento, con ben 13 nazioni presenti. Ovviamente l'Italia la fa da padrone con oltre 650 concorrenti, ma poi c'è la Svizzera con più di 140, la Germania, la Croazia, la Slovenia. Ma ascoltiamo l'ospite della puntata. Oggi siamo con un ospite particolare, è il volto turistico di Livigno, Happy Bormolini. Happy, quali sono i segreti di questo territorio bellissimo? Siamo nel centro delle Alpi Centrali, siamo comunque sulle Alpi Eretiche perché confiniamo con la Svizzera. È un territorio vastissimo e oltretutto è un territorio molto amato, soprattutto dai professionisti, a potersi allenare in quota. Le persone normali come noi, invece, dove le accompagni? Allora, il turista che arriva a Livigno, ovviamente, siccome il mio lavoro è la guida alpina, mi piace fargli conoscere quanto Livigno offre, perciò abbiamo diverse possibilità, diverse escursioni, da quelle facili attraverso dei boschi bellissimi, soprattutto di Larice, oppure delle cime. Noi abbiamo più di 10 cime che superano i 3.000 metri, qui nella vicina Svizzera abbiamo il Bernina che supera i 4.000 metri, poi invece verso la zona di Santa Caterina a Valfurvo abbiamo tutto il gruppo dell'Ostia Cevedale, che sono altrettanti dei bellissimi ghiacciai. Ma li abbiamo soprattutto degli ungulati, parliamo dei caprioli, dei cervi, degli stambecchi, dei camosci, nonché dell'aquila, del gippetto. Invece per quanto riguarda naturalistico è la Val Saliente, perché è una vallata molto bella sia a livello di flora che a livello di fauna, perché c'è sempre l'opportunità di vedere quanto non mai uno potrebbe immaginarsi. Guida alpina come ospite di questa nostra puntata, Nicole Scalette, Unione Sportiva Primiero, invece con Anna Caglio impegnate le due ragazze in questa prova middle. Siamo, lo ricordiamo ancora gentili telespettatori di Rai Sport, a Passo Era, a oltre 2200 metri sul livello del mare, particolare che sta mettendo a dura prova gli atleti concorrenti giunti, come ricordava anche il nostro Pietro Ilarietti, dall'estero. Confronti internazionali dunque sempre importanti proprio per la crescita del movimento italiano, del movimento azzurro. Sì, ecco, per concludere il discorso sull'internazionalità, è interessante vedere come siano giunti anche da Israele, Hong Kong, Olanda, Finlandia, Belgio, insomma, tanti paesi, e Livigno si è fatta scoprire. Pensa che la cosa che mi ha colpito di più è che anche molti orientisti italiani mi hanno detto: non eravamo mai stati a Livigno. Evidentemente il baricentro di questa specialità è più spostata magari su altre zone alpine, ma adesso anche qua stiamo arrivando a scoprire la Valtellina. Questa doppia immagine dall'alto e poi laterale di Aaron Gaio, anche lui uno sempre presente, e come Giulia Di Sette. Abbiamo parlato di Livigno e la sua extradoganalità, i motivi di questa speciale condizione risalgono a molti anni fa, quando questa località rimaneva isolata per mesi. Tu pensa che io ricordo dei racconti degli anziani di Livigno che ti raccontavano appunto che per uscire da Livigno in inverno dovevi usare solamente la slitta, quindi altri tempi, decisamente altri tempi. Tutto quello che era uno svantaggio ora è diventato però
sono stati abili, diciamo così, Livignaschi a tramutarlo in vantaggio, perché anche quello che è uno svantaggio apparente come l'altura ora è diventato un punto di forza per l'altitude training, e quindi con tanti atleti che vengono qua. E oggi abbiamo gli atleti dell'Orienteering. Manuele Rehn, ancora Team Ticino, come dicevamo, tanti gli svizzeri, Verena Troi, Terlarer, Orientierungsläufer, c'è anche la solita Elena Pezzati che viene sempre, parlando di svizzeri ovviamente, dal Ticino, che viene sempre volentieri in Italia, Giacomo Zagonel e Emanuele Rehn, ancora sempre del Team Ticino, che abbiamo visto anche poco fa. A proposito di Giacomo Zagonel, ieri è rimasto molto deluso per la gara a staffetta e oggi sta andando molto bene, e oggi lui si vuole riscattare, perché ieri sperava veramente di farcela, poi c'è stato un piccolo inconveniente per la sua squadra durante la staffetta, e quindi oggi Zagonel ha deciso di non fare tatticismi e darà il tutto per tutto. Al momento gli intertempi gli danno ragione, sono in testa sia lui che Elena Pezzati, vediamo se confermeranno fino alla fine. E siamo proprio agli arrivi di questa massacrante gara middle, che giocata tutta in altura ha sicuramente messo a dura prova gambe e polmoni degli atleti. Tenani l'abbiamo visto in partenza, lo vediamo in arrivo. Manuele Rehn, che non soddisfatto, ha fatto così così per però è buono il suo tempo, eh? Sì sì, non è così male. Ecco Zagonel, attenzione, perché come ricordava Pietro all'intertempo era primo, sta arrivando con un ottimo tempo, davvero molto bravo Giacomo Zagonel, si piazza lì in prima posizione con 34 e 42, così come sta arrivando molto molto bene Elena Pezzati, Team 32 Ticino, e 30 prima. 32 e 30 è prima anche lei. Stava andando bene anche la nostra Anna Pradel, Unione Sportiva Primiero, così come la Bertozzi, Team Ticino. Eccole qua Zagonel, Renna alla fine era secondo, non così male come diceva lui, Tait terzo, Samuele Tait, e poi Elena Pezzati, Anna Pradel e poi Elisa Bertozzi, Martina Palumbo, Anna Caglio. E qui tante nuvole sopra l'arrivo e tante giacche, perché il meteo era quello che era. Insomma, alla fine allora Zagonel, Polisportiva Masi, Emanuele Rehn, Ticino e Samuele Tait. Elena Pezzati, da dove vieni lo leggiamo sulla tua maglia, ma quando sei in Italia vinci sempre. Sì, dai, è andata bene anche oggi, anche se ho fatto molta fatica per l'altitudine e il respiro, però la gara tecnicamente è andata veramente bene, non ho fatto errori, ho fatto una gara pulita dall'inizio alla fine, diciamo che ne è valsa la pena. Giacomo Zagonel, ieri l'amarezza di un secondo posto, oggi bella vittoria. Dopo ieri è stata un po' dura ripartire, però la grinta mi restava, ho cercato di dare tutto in un percorso veramente interessante, tosta, però un po' di fatica si sentirà domani. Allora dicevamo Zagonel, Rehn, Tait al maschile, Elena Pezzati sempre sorridente, davvero sempre molto simpatica la Svizzera, Team Ticino, Anna Pradel, Unione Sportiva Primiero, e Elisa Bertozzi, Team Ticino, per le ragazze, per quanto riguarda ovviamente le ragazze. Ancora la voce dei protagonisti, tracciatore della Long. Non è la prima volta che traccia, anche quest'anno Michele Caraglio. Sì, è la seconda gara nazionale che traccio in un terreno completamente diverso. Questa volta si tratta di un tipico terreno alpino caratterizzato da un bosco di pini e larici, alternate a alcune zone di semiaperto che metteranno un po' in difficoltà i concorrenti. E allora questo era Michele Caraglio, tracciatore di questa prova long, gran finale insomma con i tricolori long nell'area sciistica del Mottolino, che a proposito di aperture per la zona ospiterà poi nel 2026 anche prove delle Olimpiadi italiane, quelle sparse tra Milano, Cortina, Trentino e Alto Adige. È così, proprio su queste piste vedremo alcune competizioni, tra l'altro oggi siamo sfortunati perché il maltempo insomma batte sui concorrenti. Da notare però una peculiarità di queste piste, che in inverno si scia e in estate ci sono si va con le biciclette, quindi c'è l'opportunità di scendere, e si carica la bici sull'impianto e si scende facendo dei percorsi molto ben curati. Da circa 15 anni Livigno
ha questa vocazione anche per le bici da discesa, oltre che per la mountain bike in generale e tutte le forme di bicicletta. Quindi insomma, cross country downhill in questo splendido bike park. Qui Elena Pezzati, Team Ticino, che proverà a dire la sua anche oggi. Ma attento, perché oggi qua si schiera al via una vera campionessa dell'orienteering, che è l'Alto Atesina, viene da Merano, Christine Kirchleckner, e oggi, essendosi presentata, dubito che ci sia spazio per altre. Staremo a vedere. Samuele Taita alla partenza, anche lui una gara, questa long, dove sicuramente c'è bisogno di gambe forti, di polmoni capaci, una prova che, lo ripetiamo, sicuramente avvantaggerà chi non soffre troppo l'altura, perché qui insomma siamo parecchio alti. Si gareggia su un percorso fisico con buoni dislivelli sulle piste, come dicevamo, che ospiteranno le specialità olimpiche di Milano Cortina 2026, e si corre in condizioni, lo vedete, meteo piuttosto avverse, sotto una leggera pioggia che ha reso anche il terreno pesante e scivoloso. Salite e altura hanno completato, come dire, o completeranno il quadro delle difficoltà che si troveranno e ad affrontare. E ti faccio notare che Kirchleckner ha già raggiunto Elena Pezzati, quindi ha già guadagnato quel margine sulla Svizzera, e quindi in questo momento è già saldamente in testa, e siamo solo a metà gara. Però permettimi di notare la bellezza anche di questo bosco. Assolutamente sì. Martina Rizzi, orienteering Pergine, Alessio Tenani ancora in gara, molti gli atleti che hanno anche ambizioni di maglia azzurra in vista di quei campionati mondiali di cui abbiamo già parlato, Pietro Di Luglio in quel della Svizzera, e insomma gara di Livigno, quella che stiamo seguendo in sintesi. Tre giorni davvero intensi per la Valtellina, vallata coinvolta in un progetto di sviluppo dell'orienteering nel corso degli anni. A settembre del 2022 si erano già tenute le prove, no? Sì, a Tirano e Trivigno. Trivigno, ecco, da non confondere con Livigno, però sì, sì, quello era in media Valtellina. E qui poi si è saliti. Siamo, no, qua siamo decisamente in alta Valtellina, siamo saliti sia come latitudine che come altezza, quindi veramente si è cambiato scenario. E oggi Martina Rizzi, un'azzurra, anche lei punta a una maglia per mondiali. In questa settimana il commissario tecnico Stefano Raus diramerà i nomi e vedremo quali saranno gli azzurri convocati per la Svizzera. Da notare invece che in Trentino si sono invece laureati campioni italiani sulla specialità della knockout, Mariani, e poi tra le ragazze si è laureata Caterina Dallera, milanese, quindi gli specialisti della sprint. Ma ora torniamo invece qua alla sulle lotta. Alpi e sugli uomini di resistenza. Arriva dalla valle, ma c'è Sebastian Inderst, accreditato di un ottimo tempo, a cui la sua compagna Anna Rita Scalzotto, che però sembra essere fuori dal podio. Aspettiamo per avere la conferma cronometrica. Anna Pradelli invece buon tempo per lei. Kirchleckner però sta arrivando davvero, la ragazza dello Sport Club Meran di Merano ovviamente sta arrivando tutta, chiude 1:05:26, un tempone quello della meranese, quindi va momentaneamente dietro la Pradelli. Qui Ilian Angeli, che è mancato forse in questi tre giorni un po', Giacomo Zagonel, Sebastian Inderst, molto bene Inderst, PVT in 1:16:33 il suo tempo, è nettamente primo. Poi Emanuele Ren, buon tempo anche lui, però è dietro, terzo, è dietro, sì, è di parecchi minuti, 3 minuti, sì, 1:18:55, sì, in mezzo c'è Mattia De Bertolis, esattamente, Inderst, allora poi De Bertolis, poi Ren, poi Mariani, poi Angeli, poi Zagonel, al femminile Kirchleckner, Bertozzi, Pradel, Pezzati, che oggi resta giù dal podio, Caglio e Curzio. E queste sono le solite premiazioni. Qui almeno il tempo ha dato è un po' di tregua, ma la pozza davanti al palco testimonia. Parla, esatto, testimonia della giornata davanti al podio.
Sebastian Hinders, campione italiano lunga distanza, sei arrivato qui dalla Svizzera, hai dovuto cambiare completamente il setting. Sì, allora appunto ieri si sono stato in Svizzera a gareggiare su un terreno che era completamente diverso, era pienissimo di dettagli che rendeva difficile nell'altro senso, che quindi bisogna andare proprio a cercare dei riferimenti su cui basarsi, su cui poi poter attaccare i punti. È un buon segno per i mondiali dove la long sarà ancora più lunga. Christine Kirchleckner non conosce la fatica e vince anche il titolo long. Beh, fatica direi che ne ho fatta. Sono sicuramente avvantaggiata perché questo terreno qua è proprio il mio e mi sono anche accorta che incontrando delle avversarie durante la gara ho un certo feeling, quindi forse faccio meno fatica delle altre. Finisce questa tre giorni a Livigno. Presidente Anesi, qual è il bilancio fiso? Ma sono molto soddisfatto di questa tre giorni. Sono state gare che credo emozionanti da un punto di vista sportivo e che hanno dato dei buoni risultati alle atleti che hanno partecipato. Credo di poter dire che davvero sono stati organizzati nel modo migliore. Mi auguro che questa località possa ospitare ancora delle gare di orienteering, perché lo spazio qui è eccezionale. C'è la possibilità, tra l'altro, di avere nuove cartine. 900 atleti per la prima volta a Livigno è davvero un grande risultato. Mi pare di dover ringraziare in modo particolare Civera per quello che ha fatto e tutto il suo staff. Arrivederci alle prossime, ma con un buon ricordo di Livigno. Siamo al termine anche di questa puntata, grazie Pietro. Grazie a te, permettimi di ringraziare anche chi ha lavorato duramente per questo evento, Daniele Gerlini e Giambattista Ravasio, tutto lo staff del Lago Rosso. Grazie Luca Castagnoli per la collaborazione tecnica, arrivederci e risentirci, rimanete con i programmi della rete, con i programmi di Rai Sport.